Li abbiamo salvati tutti. Ottimo lavoro. Non vi fermate. Dobbiamo trovare al più presto il luogo dello schianto. Essendo il figlio di Adrien Victus, ci si aspetta molto da lui. È un nome importante nell'esercito di Palaven. Ci si aspetta che la guerra scorra nelle loro vene. I figli non dovrebbero accollarsi i successi o i fallimenti dei propri genitori. Credo che abbiamo salvato quegli uomini. Da questa parte. Qua giù. Da questa parte. Mi ricevi, comandante? Ripeto, mi ricevi? Qui Shepard, com'è la situazione lì? Siamo nei guai. Comandante, quando prevedete di arrivare? Tenete duro, stiamo arrivando. Marnek, a che velocità andiamo? Decelerazione inserita. Ce la faremo. Bene, Victus la pagherà cara per questo. Corte marziale o impiccagione? Come farà Victus ad accettarlo? Quando lo troveremo, glielo chiederemo. Tanti in arrivo! Shepard! Ho appena visto dei miei titori lanciare diversi nemici sul vostro percorso. Ricevuto. Ecco il mietitore. Si sta ritirando. Bene, prendiamola. Non possiamo permetterci di perdere questa squadra. Direi che i politici Turian stanno correndo un grave rischio. Forse dovrebbero informare i Krogan. Il rancore tra Krogan e Turian ha radici profonde. È quasi innato. E io devo farli collaborare, quindi non complichiamo le cose. D'accordo, muoviamoci! Occhi, non moriranno altri soldati! Per Palaven! Thank you.
giù. Tenente Victus? Comandante Shepard, io e i miei uomini ti siamo debitori. Grazie per averne salvati tanti. Cos'è successo qui? Ha sbagliato! Calmati, soldato! Questi uomini sono morti per colpa sua! Ho detto, calmati! Ehi, vi ho appena salvato le chiappe, perciò calmatevi tutti. Tenente, che cosa succede qui? Ho preso una decisione sbagliata. È colpa mia. Ho scelto cautela e tattiche astute invece di un attacco diretto. I miei uomini ne hanno pagato il prezzo. Intendi lo schianto? Sì. Avevamo visto su ologramma che le forze dei razziatori ci bloccavano la strada. Mantenere la rotta avrebbe causato ingenti perdite. Perciò ho scelto una rotta più sicura, che aggirasse i nemici e ci portasse più bassi, attraverso queste rovine. Quando abbiamo incontrato resistenza, non c'è stato spazio di manovra. All'improvviso ci siamo trovati a combattere per salvarci. Molti dei miei uomini hanno perso lo scontro. Riconoscere i propri errori richiede fegato, ma dovrai affrontarli e passare oltre. Certo, è che sono ancora recenti. La nostra missione è un fallimento. Quando avremo stabilizzato i feriti, torneremo alla flotta. Vorreste abbandonare la missione? Abbiamo perso più di 30 uomini. Sarebbe un suicidio. Che cosa eravate venuti a fare? C'è una bomba sul pianeta. Avevamo il compito di disinnescarla. Una bomba? Grossa quanto? Enorme. È in mano a Cerberus. Tenente, se Cerberus ha quella bomba, la missione va completata. Questi uomini non hanno già dato abbastanza? Ti capisco. Questo genere di sacrificio è difficile da chiedere, ma i tuoi uomini si sono arruolati per questo, e lo stesso vale per te. I miei uomini hanno perso la speranza, comandante. Anche se volessi completare la missione, loro non vogliono. Convincerli a volerlo è il tuo lavoro. Come? E il loro sacrificio significa che altri non dovranno affrontare ciò che loro hanno vissuto. Ricordagli che questi sacrifici saranno privi di onore in caso di fallimento. Uomini, ciò che è accaduto oggi è colpa mia. Ma dobbiamo continuare. No, non dobbiamo. A chi importa se qualche Krogan muore? È finita. Noi siamo Turian. E non lasceremo che Cerberus trionfi. Il nostro sacrificio farà la differenza tra la vita e la morte di questa intera galassia! Lasciate che gli eroi del nono plotone vengano ricordati per aver fatto il proprio dovere con coraggio! D'accordo, uomini. La navetta arriverà a momenti. Ci muoviamo. Comandante, vieni con noi. Siamo solo l'ombra di ciò che eravamo. Ci farebbe comodo un aiuto. Mandami le coordinate, vedrò cosa posso fare. Grazie. Questo ci darà il tempo di compiere una breve ricognizione per vedere cosa ci attende. Victus, hai una seconda occasione. Dà un senso al loro sacrificio. Ricevuto, comandante. Spero di vederti al punto d'incontro. Bomba di Cerberus. Che diavolo sta succedendo, comandante? E cosa ha a che fare con i Turian? Le coordinate di Victus corrispondono alla valle di Kelfic, un'area densamente popolata. Non so dirle altro. L'istinto mi dice che c'è qualcosa di strano qui. Cosa suggerisce? Cerca di far parlare il Primarca. Avvertiamo l'esercito Krogan? Io aspetterei. Sappiamo ancora troppo poco. Finché la genofagia non verrà curata, le relazioni tra Turian e Krogan saranno fragili. Non rischiamo. E questa bomba? Quante truppe ha Cerberus a proteggerla? Non ne ho idea. So solo che non devono far detonare quella bomba. Tienimi informato. Hackett, chiudo. Primarca Victus. Ottimo lavoro, Sottochunk. Sono lieto che abbiate... Primarca Victus, perché non mi ha avvertito della bomba di Cerberus? Perché nasconderla? Che altro mi tiene nascosto? Non ho niente da rivelarle. Perché la nostra alleanza funzioni, devo potermi fidare di lei. La nostra amicizia è recente, comandante. Lei mi svelerebbe informazioni in grado di mettere la Terra a rischio? Perché dovrei rischiare la nostra alleanza mentendole? Non ha senso. Decisioni come questa sono un grosso peso per me. Quando ero generale potevo lasciarle alla catena di comando. Ora ci sono solo io. Sa cosa intendo? Certo. E? E questo è tutto.
Un'altra cosa, comandante. Grazie per aver salvato mio figlio. Liara, sbaglio o volevi parlarmi di qualcosa nella mia cabina? Sì, arrivo subito. Entra, forza. Grazie. Possiamo sederci? Ho pensato alle informazioni che abbiamo raccolto sui razziatori e a come tutto ciò possa andare di nuovo perduto. Pertanto ho trovato una soluzione per preservare le nostre conoscenze. E questo cos'è? È un registro della galassia, con informazioni sui razziatori, sui portali, sulle varie culture e i progetti del crocevolo. Ma c'è una voce su cui vorrei la tua opinione. Quale? La tua. Sarei onorata di avere un tuo contributo. Come vuoi che ti ricordi la storia? 50.000 anni sono un bel po' di tempo anche per un computer. Ti ricordo che ero un'archeologa. So quel che dico. Inserirò questi registri in capsule temporali e ne invierò delle copie su numerosi pianeti. Pur non essendo a prova d'errore, l'IV che installerò avrà i programmi linguistici e di traduzione più recenti. Quindi è una specie di guida come Vigil su Ilos? Sì, è da un certo tempo che ci sto lavorando. E sarà un privilegio guidare le future generazioni che rinverranno i registri. Ha deciso come la dottoressa Azzoni dovrebbe elaborare la sua voce, comandante? In modo veritiero. Non tralasciare nulla, bello o brutto che sia. Sarà la storia a giudicare. Mi atterrò ai fatti. Lasciami tagliare tutte le inutili divagazioni sulle tue gesta eroiche. Vuoi assicurarti che sia tutto credibile? Non posso farci niente. Siamo amici, Shepard. Sei sempre stata al mio fianco, Liara. No, non direi. Quanto vorrei essermi unita a te su Ilium. Ti sei fatta perdonare. Beh, credo di avere appena scritto il tuo nome nelle stelle. Ti sentiamo, nono plotone. Ti avviciniamo alla bomba, comandante. Stiamo incontrando forte resistenza. Non possiamo avvicinarci di più, tenente. Cerca un punto per posizionare il tuo plotone. Ricevuto. Parlami di questa bomba di Cerberus. Non è di Cerberus, comandante. È Turian. Cosa vorresti dire? Venne piazzata secoli fa, dopo la rivolta dei Krogan. La bomba era una misura di sicurezza contro un'altra guerra galattica. Brutale, ma direi che ha senso. Colpire duramente i Krogan se avessero fatto scherzi. Non riuscirai a guadagnarti la fiducia con tattiche del genere. Adesso però concentriamoci sul disarmare quella bomba. Già, ma Cerberus l'ha trovata. La detonazione significherebbe una guerra tra la mia gente e i Krogan. D'accordo. Questo spiega la segretezza. Dov'è situata? In quegli edifici laggiù. Cerberus ha portato l'equipaggiamento per estrarla. Il nono plotone ti coprirà il fianco, comandante. Tutta questa attività avrà insospettito i Krogan. Non possiamo fallire, comandante. Ricevuto, tenente. Diamoci una mossa, gente! Ripariamoci dietro qualcosa. Tenete giù la testa! Thank you.
Ricevuto. Niente attivazione, niente esplosione. Uscita sulla sinistra, Shepard. Abbiamo sconfitto i Krogan e piazzato una bomba sul loro pianeta. Piuttosto estremo. Ma quelli erano tempi disperati. Sebbene moralmente discutibile, è una valida strategia. Ottimo lavoro, tenente. Comandante, siamo sotto il fuoco dei mortai, ingenti perdite. Cercate una strada alternativa, aggirate l'area della bomba. Ricevuto. Unità disponibile. Cosa non mi piace. Cerberus si sta ritirando. Doveva essere ben in profondità per restare nascosta. Cerberus ha dovuto scavare. Devono averla posizionata strategicamente nel punto migliore. Suggerisco di sbrigarsi, comandante. Comandante, siamo vicini alla bomba. Procediamo verso la stazione di controllo. Quasi sulla bomba. Ricevuto. Cerberus. Concordo, Garo. È un bersaglio prezioso. Cerberus impiegherà ogni risorsa a sua disposizione.
Sembrano schemi per controllare le torrette automatiche. Ora non mi servono, ma non si sa. Le protezioni originali non possono competere con l'attuale tecnologia. Dobbiamo sbrigarci! Sono al pannello di controllo, comandante. Cerberus ha messo un firewall intorno al meccanismo di attivazione per rallentarci. Devo creare un bypass. Ci vorrà del tempo. Ma come hai detto, niente attivazione, niente esplosione. Lo sai disattivare il meccanismo? Sì, è tecnologia antica, so cosa fare. Guadagna tempo, comandante! Avrai il tempo necessario, tenente. Ricevuto. Procedo al bypass. E grazie per avermi offerto questa occasione. Non sprecarla, soldato. Attenti! Comandante! Tu pensa alla bomba. Noi a Cerberus. Protocollo di regolazione. Qui non passerà nessuno, chiaro? Fatto! Rinforzi di Cerberus! Mi serve più tempo, comandante! Arrivano altre navette! Mi sono quasi! Shepard! Siamo fuori quel corpo! Ora! Firewall andato! Sono dentro! Per gli spiriti! Cerberus ha violato il meccanismo di attivazione! È impostato per detonare! Disattivalo! Non c'è tempo! Devo separare il meccanismo dalla bomba! Subito! Coprimi! Ogni costo.